Maria Chiusa racconta la storia dei respingimenti in mare fatti dalla Marina Militare Italiana nel 2009-2010 nei confronti degli immigrati partiti dalla Libia verso l'Italia, e lo fa raccontare alle persone che hanno subito questi respingimenti. Per la prima volta nel 2011, con lo scoppio della guerra in Libia, è stato possibile infatti incontrare i respinti del 2009 che erano stati incarcerati in Libia fino a quel momento. E loro hanno raccontato come erano avvenute quelle cose, cioè come erano stati prima ingannati dai militari italiani, che gli hanno detto che sarebbero andati in Italia, poi sono stati maltrattati, picchiati e poi consegnati ai libici che li hanno torturati. E il loro punto di vista è il punto di vista di questo film, che cerca di ristabilire una verità e quindi in qualche modo rispondere a quella che era stata la propaganda del governo dell'epoca, che raccontava di come si stava semplicemente cercando di impedire l'arrivo di immigrati clandestini che si stavano riversando verso l'Italia. In realtà sono ragazzi che fuggono, che erano già fuggiti dalla guerra in Somalia e in Eritrea e che avevano diritto quindi a ottenere la protezione internazionale, ma che sono stati respinti dagli italiani verso un paese che li ha poi maltrattati ulteriormente. Va detto che alla fine del film, mentre noi lo realizzavamo, l'Italia è stata condannata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per questa pratica, e quindi il film si conclude in effetti con la sentenza di condanna dell'Italia che quindi conferma tutti i racconti dei protagonisti e dei testimoni.